ragazzi e bentornati sul canale Barbaro Loggeria. Oggi venerdì, quindi nuovo appuntamento settimanale e nuovo video. Oggi andremo a restaurare e revisionare questo Zodiac degli anni 50, orologio che monta un calibro, una S1361 da 17 rubini e 18.000 alternanze ora, e calibro che non vi nascondo essere stato un po' rognosetto. Purtroppo il quadrante, poi come vedremo, non era ben messo, era stato aggredito eccessivamente da macchie di umidità misto ruggine e purtroppo più di tanto non sono riuscito a fare per dargli, diciamo, una gradevole dignità. Comunque, ora vi lascio alla visione del video. Come al solito vi chiedo un riscontro positivo anche per aiutare il canale a crescere, mettendomi un like se il video vi sarà piaciuto, di iscrivervi al canale, di lasciare un commento e di attivare la campanella. Allora, io vi lascio al video, buona visione e ci vediamo dopo. Bene, allora, eccoci qua, iniziamo con lo smontaggio. Cominciamo a svitare il fondello. Come vedete, il fondello è molto segnato, dei graffi molto profondi, e riuscirò poi dopo a, come vedete alla fine del video, a rimuovere gran parte di questi graffi che erano abbastanza profondi. Tolto il fondello, andiamo a togliere la massa oscillante, quindi andiamo a svitare questa vitarella che tiene una placchetta che va a tenere poi fermo il rotore. Quindi tolta questa piccola vitellina, leviamo questa placchetta, come detto, che ha questo incavo che si va a incastrare poi con l'interno della massa oscillante. Tolta la massa oscillante, allentiamo la vite del tiretto e facciamo uscire l'albero di carica. Tolto l'albero di carica, leviamo l'anello distanziatore e tolto questo possiamo liberare il movimento della cassa. Togliamo la cassa, questo è il quadrante, come vedete, come ho detto, molto molto rovinato, purtroppo più di tanto non sono riuscito a fare, macchie di umido misto ruggine. Questa è la cassa, anche la cassa, appunto, poi sostituiremo il vetro, dalla cassa leviamo anche questa lunetta interna e tutto poi verrà riportato a, diciamo, a splendore. Ecco, io incominciamo lo smontaggio vero e proprio, quindi cominciamo con levare come al solito le sfere, quindi il solito fogliettino di plastica protettiva, poi con il leva sfere facciamo un po' di leva e leviamo le lancette delle ore e dei minuti, la lancetta dei secondi era già uscita da sola. Fatto questo, leviamo la ruota ore. Andiamo a svitare il ponte della ruota minuti per far venire poi via la ruota minuti. Quindi questa piccola vite e questo piccolo ponte da togliere. Fatto questo, possiamo andare a togliere appunto la ruota dei minuti. Tolta questa, procediamo a togliere il suo rinvio e andiamo a smontare la vite del copribascola. Che era un po' duretta. Via la vite e via il copribascola. Fatto questo, procediamo a togliere la molletta della bascola e togliamo anche la bascola. Via il ruotino d'angolo e poi il pignone scorrevole. Il lato quadrante abbiamo concluso, leviamo il pignone colzante con la chaussée con il presto, giriamo l'orologio e passiamo alla parte del movimento. Quindi andiamo a svitare la vite del ponte del bilanciere per mettere il bilanciere in sicurezza.
tolto il bilanciere, possiamo anche andare a togliere il ponte dell'ancorino e l'ancorino. Quindi questa vite, togliamo il ponte e via l'ancorino. Che era un po' duretto perché c'era dell'olio incrostato sicuramente. Tolto pure questo, ora possiamo procedere, ecco, a togliere il ponte del sistema di ricarica automatico. Ci sono tre viti che lo tengono fermo. È un sistema di ricarica automatico abbastanza macchinoso, anche leggermente complesso, per via di piccoli rotismi e rinvii vari. Quindi non c'erano i classici invertitori. Ecco fatto, ora andiamo a vedere nel dettaglio. Ecco, abbiamo tolto il ponte. Quindi ci sono queste due piccole rotelle che in realtà sono, che poggiano poi su un ponte, che sono, hanno la funzione poi da invertitori. Quindi togliamo queste due. Tolto questo, andiamo a togliere la ruota di trasmissione poi del sistema di ricarica dell'automatico. Vicino a quei due piccoli invertitori c'era anche, non si vedeva il loro rinvio, che si va a impegnare appunto con questa ruota di trasmissione. Andiamo ora a togliere il rocchetto del bariletto. Svegliamo la vite della ruota intermedia di carica per andare a togliere la ruota intermedia di carica. Ruota intermedia di carica che si va a posizionare praticamente sul il rodino d'angolo per permettere una ricarica manuale, e su quest'altro rodismo ancora vedremo sotto, per permettere la ricarica invece con il sistema automatico. Ecco questa che vediamo qua sotto, cioè questa molletta che tiene a sua volta fissa un pignoncino su una ruota conduttrice al di sotto. Questa molletta che andiamo a levare, poi da scheda tecnica si chiama la molletta della molletta Breguet, che va a tenere fermo questo pignoncino che è sopra questa ruota, che è il, appunto a sua volta, il pignone Breguet, e quella sotto è una ruota conduttrice della ruota intermedia di carica, che agisce attraverso proprio questo pignone, ed è una sorta di gioco carica fondamentalmente, che fa caricare solo la ruota in un senso, una sorta di frizione. Abbiamo tolto anche il ponte del bariletto. Fatto questo, andiamo a togliere il ponte dei rotismi. Tolte queste tre vitarelle una volta tolte, togliamo il ponte. Ecco che abbiamo il sistema dei rotismi classico, quindi andiamo a togliere la ruota secondo centro, la ruota media al di sotto, appunto della ruota media abbiamo questo ponte che tiene in sede poi la ruota centro, quindi andiamo a svitare queste due viti per il ponte della ruota centro. Liberiamoli anche dal bariletto. Ecco, al di sotto abbiamo appunto la ruota di scappamento e la ruota centro. Ora l'orologio è tutto smontato. Una volta smontato, ecco, abbiamo il bariletto, facciamo vedere la molla, e poi tutto quanto andrà a lavaggio. Una bella pulita e una bella lubrificata anche la molla. Ecco fatto, il lavaggio è terminato e possiamo procedere a riassemblarlo. Quindi cominciamo a mettere un po' di lubrificazione sul foro all'interno del quale va posizionata la ruota centro, e andiamo a mettere il suo ponte. Una volta messo, lo andiamo a fissare con le sue viti. Messo questo, fatto questo, proviamo a rimettere la ruota di scappamento e la ruota media. Rimettiamo il bariletto, che è stato appunto la molla pulita e lubrificata, e da ultimo andiamo a inserire la ruota secondo centro. Fatto questo, proviamo a rimontare il
ponte di Rutismi. Accertiamoci sempre prima di averlo messo, anche di aver pulito bene i rubini, magari passando nuovamente un po' con lo stecco di bosso sui vari fori. Prima di stringere, verifichiamo sempre, appunto, come si è visto, che i perni dei vari rutismi siano all'interno dei rubini. Quindi, una volta messo, accertatosi che è tutto a posto, possiamo serrare, chiudere e andare a lubrificare i perni superiori. Montato questo, passiamo anche poi a rimontare il ponte del bariletto. E andiamo a stringere le due viti. E verifichiamo. Tutto gira correttamente in maniera libera e fluida. Andiamo a rimontare l'ancorino dopo questo. Prima di rimontare l'ancorino lubrifichiamo le vale, le sue valette, e andiamo a mettere il ponte. Accettiamoci che il perno dell'ancora sia all'interno del foro del rubino del ponte. Andiamo a applicare il tesi a gioco. Una volta certi, possiamo andare poi a chiudere il ponte con la vite. Andiamo a mettere un po' di... Ora continuiamo quindi con un altro pochettino di lubrificazione sugli altri rutismi ora del sistema automatico che andremo a inserire. Quindi andiamo a rimettere nuovamente questa ruota conduttrice con il suo pignone breghe al di sopra, mettiamo la molletta breghe che lo va a serrare, andiamo a rimettere la ruota intermedia di carica, che come detto si va appunto a impegnare con questo col pignoncino breghe. Mettiamo la vite e stringiamo. Ripeto, un gioco di carica dell'automatico per questo carico abbastanza macchinoso. Andiamo a rimettere il rocchetto del bariletto. La ruota di trasmissione del sistema di ricarica. Questo ponticello, chiamiamolo così, dove andando appunto poi inserite i due piccoli invertitori, al fianco del quale verrà poi posizionata il loro rinvio. Un po' di pazienza, molto piccole questi rotismi. Abbiamo messo anche quel rinvio. Una volta messo tutto, possiamo andare a richiudere con il suo ponte. Accertiamoci che tutto sia inserito correttamente, rimettiamo le viti e andiamo a stringere poi. Una volta a sette, torniamo al lato quadrante. E ora andiamo a lubrificare la contropietra anteriore. Quindi delicatamente con la pinza andiamo ad aprire l'incablock, prendiamo il rubino, prendiamo la contropietra col suo castone, su un foglio di carta bianco
andiamo a separare dal castone, procediamo a mettere un goccino d'olio di lubrificazione, ti rimettiamo il castone sulla contopieta e andiamo a riassemblare il tutto. Piano piano, che il lavoro qua è abbastanza delicato e con molta facilità, vi assicuro che pizzicando leggermente la contropieta salta che è una meraviglia. Una volta inserita, con delicatezza andiamo a richiudere la molletta. Stessa cosa, poi tra poco andremo a fare con la contropieta posteriore. Fatto questo, procediamo a rimettere il ruotino angolo. Il pignoncino scorrevole. Reinseriamo l'albero di carica e verifichiamo che ci sia gioco. Posizioniamo il rinvio della ruota a minuti. Ci mettiamo la bascola e messa questa metteremo poi la molletta in modo tale che la tenga fissa. Dopo aver messo la molletta possiamo andare a rimontare il copribascula. Ecco, una volta fissato anche il copribascula, rimettiamo la chaussée. Andiamo a rimettere il suo ponte. Stringiamo la vite. Aiutandosi con uno stecco di bosso, in modo da tenerlo ben fermo. Fatto questo possiamo rimettere la ruota e rimettiamo il suo quadrante. Stringiamo, quindi andiamo a stringere poi le viti del fermo quadrante, che sono due viti che sono lateralmente al movimento. Lì posizioniamo le ancette delle ore, dei minuti e dei secondi. Quindi le mettiamo sempre a mezzanotte, anche se essendo un solo tempo non c'è bisogno di fare lo scatto d'ata. Comunque io per praticità le metto sempre alla mezzanotte. Messa l'ancetta anche dei secondi. Ora possiamo andare a verificare se tutto funziona, quindi andiamo a inserire il bilanciere. Qua, è tutto ripartito anche con delle buone oscillazioni. Allora, fatto questo possiamo andare tranquillamente a mettere la vite del ponte e quindi e stringere il bilanciere. Fatto questo, allora stessa operazione che abbiamo fatto in precedenza, ora andiamo a lubrificare la contropieta posteriore. Il stesso discorso prima, con delicatezza la molletta andiamo a aprire con delicatezza andiamo a aprire la mollettina dell'incablock, andiamo a prendere la contropieta e il suo castone. Foglio di cotto bianco. Ah, nel caso in cui uno non si riuscisse a separare la contropieta dal castone, basta immergerla pochi secondi in benzina rettificata. Pochi secondi, come vedete, subito si stacca e tutto sommato poi indirettamente si pulisce anche la contropietra. Ecco fatto che è venuto, che si è tolta. Ecco
li mettiamo sul foglio di carta, facciamo asciugare e possiamo procedere alla lubrificazione. Quindi stesso discorso di prima, con le pinzette teniamo fermo molto delicatamente la contropiede, il cuscino d'olio, riprendiamo il castone, posizioniamo sopra e andiamo a rimetterla in sede. Una volta rimessa, andiamo a chiudere la mano a mollettina. E anche questa è fatta. Diciamo che siamo quasi giunti a conclusione. Quindi prima di rimettere la massa oscillante andiamo a rincassare l'orologio. Ora vedremo la cassa nuova col vetro nuovo. Anche questa lunetta interna è stata completamente lucidata. Peccato, mi dispiace solo per il quadrante. Vabbè. Ecco, rimettiamo la cassa. Come vedete, molto brillante. Quindi giriamo il tutto, andiamo ad inserire l'albero di carica e andiamo a stringere la vite del diretto. Fatto questo, andiamo a rimettere l'anello distanziatore. Un pochettino di grasso sul perno dove andrà ora inserito la massa oscillante. Rimesso la massa oscillante. La massa oscillante andiamo a chiudere la stringere, quindi con questa piastrina che lo tiene fisso. Ok, possiamo dire che il lavoro è fatto. Abbiamo rimesso un pochettino a posto anche il fondello, non so se ricordavate com'era prima. Quindi siamo riusciti a togliere molti graffi. Direi tutto sommato che il lavoro è venuto molto bene. Ripeto, mi dispiace un po' per il quadrante, ma quello più di tanto non si poteva fare. Ecco fatto. Il lavoro è concluso, spero come al solito che il video vi sia piaciuto. Allora, noi ci vediamo alla prossima. Allora, un saluto a tutti quanti da Giorgio e ciao.